Ciao a tutti ragazzi, sono ora Batman e benvenuti in questo nuovissimo video. Come da appuntamento solito, oggi sono usciti i primi spoiler sul nuovo capitolo di One Piece. Appunto, stiamo parlando del capitolo 1102. Sono usciti da circa una mezz'oretta, sono stati confermati dall'utente PewPies, quindi uno dei leaker più famosi, diciamo, sul mondo di One Piece, quindi l'affidabilità c'è, quindi andiamo a vedere che cosa succede questa settimana in One Piece. Ma prima di iniziare con gli spoiler, ragazzi, come al solito vi ricordo di lasciare un like e di iscrivervi al canale per essere sempre aggiornati sul mondo di One Piece e anche per il lavoro che faccio qui su YouTube. Inoltre vi ricordo anche di seguirmi sul canale Telegram per seguire l'uscita dei video e anche sugli altri canali che trovate con tutti i link qui sotto in descrizione. Ragazzi, siamo pronti e carichi per vedere che cosa succede questa settimana in One Piece, capitolo 1102, che si chiamerà La vita di Kuma. Vediamo alcuni momenti della vita di Kuma che abbiamo già vissuto anche noi, però dal suo punto di vista questa volta, ovvero vediamo gli eventi di Thriller Bark, delle Sabaody e anche nella guerra a Marineford. Inoltre vediamo che Kuma dice, afferma che Luffy è colui che salverà il mondo, ma è arrivato troppo presto e lo dice appunto questa cosa prima che gli faccia scomparire sia lui che tutta la ciurma alle Sabaody. Passiamo poi al momento in cui Vegapunk è pronto per togliere tutta la personalità a Kuma, e qui vediamo che ormai Kuma è in piena accettazione della cosa perché è in pace con se stesso. Inoltre Vegapunk decide di mettere tutte le memorie di Kuma in una bolla che abbiamo poi visto ad Egghead con appunto Bonnie. Inoltre il messaggio finale che vediamo in questo capitolo è davvero molto triste, ma è anche molto ma molto emozionante. Infatti c'è un messaggio finale che Kuma dà a Vegapunk da dare a Bonnie, e quel messaggio è: buon decimo compleanno da Kuma. In questo momento il flashback finisce e vediamo Bonnie piangere dopo aver letto tutte le memorie di Kuma. Al momento le notizie di questo spoiler, di questi spoiler del capitolo 1102, finiscono qui. A quanto pare, infine, è giunto al termine questo bellissimo e davvero strappalacrime, diciamo, flashback di Kuma e Bonnie. Finalmente si torna ad Egghead, e quindi fatemi sapere la vostra e cosa ne pensate di quest'ultimo capitolo su flashback di Kuma. Fatemi sapere la vostra nei commenti e noi, come al solito, ci vediamo al prossimo video. Ciao!